Questo è un video che mai avrei voluto fare, non per sottrarmi, ma semplicemente perché mi ha amareggiato l'intera vicenda. Sto parlando della vicenda Radio Spada, della intervista fatta a Pier Giorgio Seveso e poi del fatto che l'ho rimossa dopo averla pubblicata per circa un'oretta e mezza, 2 ore. Adesso, francamente, non ricordo esattamente il tempo. La vicenda Radio Spada è una vicenda molto chiara che mi pare sia stata alterata nella sua semplicità da parte di chi ha interesse ad alterarla. Io ho davanti degli appunti, ve li faccio vedere, tanti appunti, perché intendo essere estremamente preciso nella ricostruzione dell'accaduto, riportando innanzitutto i fatti, perché anche sui fatti ho letto delle inesattezze abbastanza grosse pubblicate da Radio Spada. Dunque, partiamo dai fatti. Il 7 febbraio mi ero recato a Milano insieme con un amico per fare un'intervista a Pier Giorgio Seveso. A Milano, preciso, ero andato a mie spese, totalmente a mie spese. Parcheggiata la macchina con una certa difficoltà a Milano, ovviamente, con questo amico ci eravamo fatti circa 2 km a piedi per arrivare all'Università Cattolica del Sacro Cuore, all'Università Cattolica dove era fissato l'incontro con Pier Giorgio Seveso. Arriviamo all'università e incontriamo Seveso alle 15:30 esatte, ora fissata per l'appuntamento. Vi chiedo attenzione a questo particolare perché anche sul tempo, sulla durata dell'intervista, Radio Spada ha divulgato notizie assolutamente non veritiere. Come ben sanno tutti coloro che ho intervistato, io sono molto veloce nelle interviste, non c'è niente di elaborato, faccio delle domandine molto semplici perché mi interessa veicolare il messaggio in modo chiaro, senza stare a complicare troppo le cose, detto tra noi. Sulla durata dell'intervista comunque tornerò tra poco. Comunque arriviamo, monto la videocamerina, io ho una piccola videocamerina senza pretese, in quell'occasione avevo portato un cavalletto anche abbastanza leggero, quindi un po' traballante, monto la videocamerina su, curo un po' l'inquadratura, guardo un po' la luce, insomma un po' queste cose qui. Dopodiché cominciamo l'intervista, la cominciamo e la portiamo a termine. Rivedo brevemente dopo sul display qualche pezzo per rendermi conto appunto se è chiara, se è scorrevole anche. Dopodiché dico a Seveso, mi sembra che la luce ci sia, mi sembrano abbastanza chiare anche le immagini, pare che sia scorrevole, quindi da un punto di vista tecnico mi pare che vada bene. E in effetti devo dire che Seveso era stato molto, molto scorrevole nel suo pensiero. Alle 17:10 lasciamo l'Università Cattolica del Sacro Cuore, ci salutiamo con Seveso e insieme al mio amico ci rifacciamo i 2 km per tornare indietro dove appunto avevamo lasciato l'autovettura. Quindi, attenzione, dalle 15:30, ora dell'incontro, alle 17:10, ora in cui ci salutiamo con Seveso, è passato un'ora e 40, un'ora e 40, tutto compreso, compresa l'intervista. Non mi sembra che un'ora e 40 si possa definire mezza giornata. Non è affatto mezza giornata. Un'ora e 40 non può definirsi mezza giornata. Radio Spada ha invece parlato di mezza giornata che il vicepresidente avrebbe dedicato a questa intervista. Non capisco perché, però questo è un fatto. Qualche giorno dopo mi rivedo l'intervista e noto alcuni passaggi che non mi suonano troppo bene, anzi mi lasciano molto perplesso. Amicizia, ad esempio, più importante della fede, un passaggio sulla massoneria, un passaggio sul medioevo, eccetera. Ma questo, e lo dico schiettamente, vuol dire ben poco, almeno questo è quello che penso in quel momento, perché io le domande le ho fatte a Seveso. E naturalmente il suo pensiero che lui ha esposto, non ha esposto il mio. Ma qualcosina comincia a frullarmi nella testa e questo qualcosa continuerà a frullarmi anche nei giorni successivi. Ad ogni modo, cucio l'intervista,
scelgo una musica free, ossia una musica senza diritti per evitare noie al video, decido il titolo, aggiungo il nome del mio canale. Insomma, eseguo quelle semplici attività che solitamente faccio quando preparo un video. Poi però decido di non pubblicarlo, cioè di non pubblicare l'intervista, di non pubblicarla prima di essermi consultato con delle persone, tutte cattoliche, di cui mi fido. Ho chiesto il parere ad un po' d'amici, ma il parere a cui tenevo di più, senza togliere nulla ad altre persone a cui mi ero rivolto, era quello dell'Istituto Mater Boni Consili, al quale sono legato particolarmente da qualche anno per tante ragioni che non è qui il caso di stare ad esporre. E l'Istituto, via mail, esprime un parere categorico, con parole chiare, anzi chiarissime. Le sconsigliamo, mi scrivono, di pubblicare il video dell'intervista per queste ragioni. E hanno sostanzialmente ripetuto le stesse ragioni espresse, contenute quindi nel loro comunicato del giugno 2015, motivazioni che Radio Spada conosce benissimo, ma che, stranamente, come vedremo, fa poi finta di non conoscere. Passano i giorni. Ma poi mi prende un po' di buonismo e comincia a dirmi: vabbè, è solo un'intervista, ci sono dei passaggi che non condivido, anche se la pubblico alla fine, che succede? Insomma, mi faccio prendere da uno stupido, stupido buonismo e decido di pubblicare ugualmente l'intervista. Lo preannuncio a Seveso nel tardo pomeriggio del 22 febbraio e quindi pubblico l'intervista. La pubblico e me la rivedo. Quando la rivedo, capisco immediatamente che è stato un grosso errore. Chiedo scusa all'istituto via mail, parlo brevemente al telefono col superiore dell'istituto. Brevemente, ripeto brevemente, ho parlato circa 10 minuti, non ore, come stranamente ha divulgato Radio Spada, attribuendo tra l'altro a me questa affermazione. Il superiore dell'istituto capisce che questa vicenda mi sta creando problemi di coscienza e mi autorizza a fare il nome dell'istituto. E mi dice: dica pure a Seveso che ha chiesto un parere a noi e noi gli abbiamo sconsigliato di pubblicare l'intervista. Seveso mi dice conosce le motivazioni, ma se Seveso o Radio Spada hanno bisogno di qualche chiarimento, noi siamo disponibili a fornirlo. Decido quindi, fortemente determinato, di rimuovere l'intervista. Anzi, attenzione, di metterla in modalità privato. Vuol dire modalità privato che nessuno può accedere all'intervista anche se rimane pubblicata su YouTube. È una precauzione che serve per mantenere e rivendicare la proprietà del video. È fortuna che ho agito così. Seveso da me stesso informato che avrei pubblicato l'intervista, va su YouTube, cerca l'intervista, non la trova e mi scrive un SMS dicendomi: Menta, che succede? Questo è il senso dell'SMS. Io ricevo l'SMS, in quel momento sono impegnato e rispondo: caro Seveso, sono impegnato, ti chiamo domani. E infatti il giorno dopo, puntualmente alle 10:19, l'ho chiamato e con grande calma, ma determinazione, gli ho detto: caro Pier Giorgio, io avrei potuto mandarti una mail, un SMS per dirti le cose che sto per dirti e avrei potuto anche inventarmi delle scuse, cose che non mi piace fare, non è nel mio modo di pensare e di agire. A me piace dire le cose in faccia e quindi sono qui a dirti chiaramente che io l'intervista non la pubblico più perché ho chiesto un parere all'Istituto Mater Boni Consili e l'Istituto, nella persona del superiore, mi ha sconsigliato di pubblicare l'intervista dandomi le motivazioni che voi conoscete e che sono
apparse nel comunicato, sempre dell'istituto, del giugno 2015. Seveso sembra cadere dalle nuvole e mi dice: e quali sono queste motivazioni? Non mi aspettavo una reazione del genere da parte di Seveso, non mi aspettavo che cadesse dalle nuvole o che facesse finta di cadere dalle nuvole. E quindi gli rispondo: scusa, ma perché mi chiedi motivazioni che già conosci? Perché devo stare adesso al telefono a esporti queste motivazioni visto che tu, che voi le conoscete? Per quale ragione? Non lo capisco. Sono quelle le motivazioni. Sono state esposte, si conoscono, sono pubbliche. Esempio, se mi dice: no, ma te lo chiedo perché l'istituto e il suo superiore hanno le fisse, vedono cose che non esistono, hanno tempo da perdere. A me queste parole non sono piaciute perché io conosco l'istituto, conosco anche le persone che lo compongono e non mi pare che si abbia a che fare con persone che hanno le fisse, che vedono cose che non esistono e che soprattutto hanno tempo da perdere. Perché all'istituto non hanno tempo da perdere, il tempo ne hanno veramente poco, perché sono tante le cose di cui si occupano. E gli dico: vabbè, caro Pier Giorgio, allora parlane con loro, se tu non sai quali sono queste motivazioni, ammesso che non sai, parlane con loro, ma le conosci perfettamente, è inutile che stiamo a fare giochini, non è proprio il caso. La telefonata va avanti per circa 25 minuti con questo ping pong assurdo, motivazioni, non motivazioni, io vi dico: scusa, ma veramente mi sembra ridicolo, ma che stiamo a dirci, ma le conosciamo queste motivazioni, le conoscete anche voi? Le conoscono tante persone, sono pubbliche. Quindi dicevo, andiamo avanti per 25 minuti con questo ping pong. A un certo punto Seveso dice: guarda, non importa se l'intervista non la pubblichi tu, la pubblichiamo noi. Ma io dico: no, scusa, cioè no, no, assolutamente no. Non la pubblico io, non la pubblicate neanche voi. Anzi, vi invito a non pubblicarla perché non cambierebbe il fatto che l'intervista viene comunque divulgata. E non è quello che voglio. Dopo aver chiacchierato un po', raggiungiamo un accordo. E l'accordo è questo. Seveso dice: allora, noi intanto non pubblichiamo l'intervista, io ne parlo con gli altri e poi sicuramente ti chiamerà il presidente di Radio Spada. Bene, dico: va bene, ok, io sono disposto a parlare con tutti, non ho nulla da nascondere, vi sto dicendo le cose in faccia, vi sto dicendo con chi ho parlato, che cosa mi è stato detto, le motivazioni. Ho alzato il telefono perché voglio parlarti direttamente, quindi non mi sono nascosto dietro un SMS, una mail, eccetera, io non ho niente da nascondere. Mi chiama il presidente, va bene. È solo che le cose non vanno come Seveso aveva promesso, cioè di non pubblicare intanto l'intervista, di parlare con gli altri e poi farmi chiamare dal presidente, perché circa un paio d'ore dopo ricevo una mail di un amico che mi dice: caro Elia, Radio Spada ha pubblicato la tua intervista sul suo canale. Mi sono particolarmente irritato da questa vicenda. Mi sono anche chiesto: ma che comportamenti sono questi? Noi rimaniamo d'accordo che Radio Spada non pubblica l'intervista, che mi fa chiamare dal presidente, un'intervista che è mia, sono io il titolare dei diritti su quell'intervista, sto aspettando la telefonata del presidente, ma loro pubblicano l'intervista contro la mia espressa volontà di non pubblicarlo. Lo ripeto, questo comportamento mi indispone notevolmente. Da quel momento quindi non esistono solo i motivi originari che mi hanno spinto a rimuovere il video, ma si sono aggiunte altre motivazioni che sto sperimentando di persona, ma ne sperimenterò poi tanti, come vedrete. Comunque, venuto a conoscenza della pubblicazione e del fatto che Seveso non aveva mantenuto comunque un impegno preso con me, scrivo alle 14:20 un SMS a Seveso. Questo è il testo. Gli accordi di stamattina non prevedevano che voi pubblicaste il video. Prendo atto di questo comportamento non proprio cristallino
e vi invito a rimuovere il video tempestivamente per evitare che io mi rivolga a chi di competenza per la rimozione. Per me rimane tuttora valido quanto concordato al telefono stamattina. Mi auguro che la vicenda possa chiudersi pacificamente e col prevalere della correttezza e della trasparenza. E mi firmo. Seveso risponde 6 minuti dopo, questo è il testo del suo SMS. Io non mi occupo più della vicenda, scrive. Caro Elia, anzi vado a pranzo. Tra poco la chiamerà Gabriele Colosimo, presidente di Radio Spada. Se la vedrà con lui. Stia comunque di buon animo, lei non ha nulla da rimproverarsi. Con cordialità. Questo SMS mi indispone ancora di più. E infatti rispondo: mi meraviglia questo suo lavarsene le mani, ma ho capito ciò che dovevo capire, ne farò tesoro. Vi invito, anzi vi diffido formalmente, a rimuovere tempestivamente il video. Ma il video rimane online. Il presidente di Radio Spada mi chiama un'oretta dopo, quindi penso intorno più o meno alle 15, 15:30 all'incirca, 15:40, roba di questo tipo. Ed esordisce subito con fare da pubblico ministero e mi dice: allora, quali sono queste ragioni? Esordisce proprio così. Quali sono queste ragioni che l'hanno indotta a rimuovere il video dopo averlo pubblicato? E allora gli dico: scusi, ma lei ha parlato con Seveso? Sì, mi dice, ma brevemente. E allora no, e allora non è il caso, guardi, che noi parliamo io e lei. Lei prima richiama Seveso, si fa dire tutto ciò che ci siamo detti nella telefonata e dopo eventualmente mi richiama. Non mi faccia stare ancora al telefono a ripetere a lei le stesse cose che ho detto a Seveso. E poi dico, non mi pare un modo corretto di operare. Voi prima pubblicate l'intervista contro la mia volontà, in disprezzo degli accordi raggiunti con Seveso, e poi lei mi chiama. Dice: non è questo il tema sono le motivazioni che l'hanno indotta a rimuovere il video. Questa delle motivazioni è un tormentone pretestuoso che è partito dal 22 e ancora sta andando avanti. Nonostante Radio Spada conosca le motivazioni, io ho riportato tutto su quelle motivazioni. Esiste un comunicato, e lo ripeto, esiste un video che è stato pubblicato nei giorni scorsi, che ho ricavato dal comunicato anche sul mio canale, ma Radio Spada non conosce le motivazioni. Fin dal primo giorno questa è stata la versione di Radio Spada, contro qualsiasi evidenza. Allora, con pazienza, sono tornato alla telefonata col presidente, ripeto esattamente le stesse cose dette a Seveso. Con chi mi sono consultato, quando mi sono consultato, che cosa mi è stato detto, cioè quelle motivazioni, eccetera. E mi dice: ma lei non deve ascoltare il parere degli altri su queste cose. Cioè, quello che devo fare io non devo farlo, caro Presidente, non me lo dice lei. Ma oltretutto lei è andato in contraddizione, perché mi sta dando un parere sul non accettare i pareri degli altri. Io il primo parere che non accetto è il suo, colgo subito la palla al balzo, come si suol dire. E gli dico: scusate, ma qua stiamo parlando stiamo parlando di tutto, ma non stiamo parlando della cosa più importante. Cioè, lei non mi sta parlando della cosa più importante. Il fatto più evidente, ciclopico, quell'intervista è mia. I diritti sono miei. Voi non potete pubblicare quell'intervista contro la mia volontà, senza la mia autorizzazione. Perché la ritengo una grande scorrettezza, soprattutto perché eravamo d'accordo con Seveso. E lui mi dice, con fare molto tra il tranquillo e l'insolente. E no, mi dice, perché noi ci siamo già consultati con il legale e il legale ci ha detto che non è così. Capite? Questi signori, mentre io stavo aspettando, mentre c'è la parola con Seveso che non la pubblicano, l'intervista, cosa fanno? Si rivolgono al legale. Mi sono rivolto al legale.
contesto, quanto teoricamente o quanto pare gli abbia detto o gli avesse detto il legale, dico: no, cari signori, su questo non ci piove, l'intervista è mia, l'ho realizzata interamente a mie spese, l'ho caricata sul mio canale, c'è il nome del mio canale, quindi voi non avete diritti su quell'intervista. Quell'intervista non è vostra e io non vi ho autorizzato, né vi autorizzo, né vi autorizzerò a pubblicarla. E lui mi dice: vabbè, ma adesso l'abbiamo pubblicata, che figure ci facciamo se la rimuoviamo? Capite il giochino? Ecco perché prima la pubblicano e poi mi chiamano per farmi trovare di fronte al fatto compiuto. Se questi sono comportamenti corretti, lo deciderà poi chi guarda questo video, tutti coloro che lo guarderanno. Sono comportamenti corretti questi. Intanto io li ho ritenuti enormemente scorretti, scorrettissimi. E man mano che si andava avanti ero sempre più irritato e indisposto, perché la presa per i fondelli assumeva dimensioni gigantesche. Dico: no, guardi, non è così, sto come dire, a difendere i miei diritti, ma lui mi dice: guardi, non se ne parla nemmeno di rimuovere l'intervista, lei faccia quello che vuole, a noi praticamente non interessa. E continua a parlare con questo tono anche insolente. Io taglio corto e a un certo punto gli dico: guardi, mi dispiace, ma se non rimuovete l'intervista non ci può essere nessun dialogo. Allora ci pensa un po' su e mi dice: guardi, mi lasci parlare con gli altri e poi la richiamo. E infatti, dopo una mezz'oretta mi richiama, ma la loro posizione è quella, anzi dettano condizioni. Sono loro a dettare condizioni. Quali sono le condizioni? Le condizioni, quando io dico al presidente: allora guardi, l'intervista, io posso fare un lavoretto sull'intervista, la rimonto, tolgo la mia voce. Voi potete metterci la voce di altre persone che fanno quelle domande, domande un po' diverse, questo lo decidete voi. Tolgo i riferimenti, tutte le scritte del mio canale, ve la rimando e voi fate quello che volete. E lui mi dice: sì, ma a condizione che lei lo fa subito o ce lo fa per lunedì. Lei mi scrive due righe e mi dice che per lunedì ci manda questo file. Nel frattempo, però, noi l'intervista che abbiamo pubblicata non la rimuoviamo. La telefonata col presidente è una telefonata alquanto è stata anzi una telefonata che ho considerato molto grave da tanti punti di vista, dal tono, dalle condizioni, da ritornare ancora sui motivi, su questi benedetti motivi che sono stati esposti tante volte, che sono pubblici, eccetera. Ma soprattutto perché questo presidente intendeva maldestramente farmi dire che io avevo ricevuto delle forti pressioni, che era stato qualcuno a mettersi in contatto con me per fare pressioni e non viceversa, come realmente è stato, cioè che io mi sono rivolto liberamente all'istituto, lo dico chiaramente, per chiedere un parere e l'istituto ha dato un parere dietro mia richiesta. Nessuno dell'istituto si è sognato di chiamarmi, telefonarmi per dire: menta, faccia, non faccia. Assolutamente, questo non c'è. Questo non c'è stato. Ma il presidente tentava in ogni modo di farmi dire una cosa del genere. Io mi chiedo perché. E ho dovuto ripetere più volte: ma questo lei lo capisce? Quante volte glielo devo ripetere? Sono stato io a mettermi in contatto via mail con l'istituto. E non viceversa. Comunque un dialogo col presidente, un dialogo tra sordi. Lui alla fine mi dice: guardi, lei faccia quello che vuole, quello che le pare. L'intervista non la rimuoviamo. E quindi si conclude anche questa seconda telefonata, caratterizzata
e questo lo dico, mi assumo tutta la responsabilità di quello che lo dico, caratterizzata da un'arroganza che sento ancora sulla pelle, la sento ancora proprio questa arroganza. Dopo le due telefonate col presidente, richiamo Seveso, ma Seveso probabilmente era impegnato, non risponde, ma mi chiama dopo un quarto d'ora e mi dice: scusa, io ero impegnato. Gli racconto la telefonata, gli racconto tutto e lui dice: ah, guarda Elia, questa cosa non è più di mia competenza. Scusa, come non è di tua competenza? Io l'intervista l'ho fatta a te, è con te che ho parlato. E tu che ti sei impegnato a non pubblicare l'intervista. Come non è di tua competenza? E lui risponde: no, beh, no, Elia, quello di non pubblicarla, no, perché? 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 Tra l'altro è un manifesto, mi sono scritto esattamente le parole, è un manifesto culturalmente e teologicamente importantissimo. Ora, che quell'intervista si possa definire manifesto culturalmente e teologicamente importantissimo, penso di avere qualche dubbio. E infatti glielo ho anche detto a Pier Giorgio, cioè stiamo, voliamo bassi. Dice delle cose che tutto sommato diciamo tutti noi. Non è che hai detto qualcosa di straordinariamente importante o... No, dici cose che diciamo anche noi da tempo. Comunque, alla fine rivolgo a Seveso la stessa domanda e dico: scusa, ma se non partiamo dal presupposto che l'intervista è mia, il titolare dei diritti sono io e la mia volontà di non pubblicare questa intervista vi è stata comunicata, ricomunicata, te lo sto ancora dicendo. Di che cosa parliamo, Piergiò? Di che cosa stiamo parlando? Prima partiamo da questo fatto evidente, chiaro, certo, e poi possiamo discutere del resto. E lui mi risponde: no, perché è qualcosa di pubblico quell'intervista. Di fronte ad un sofisma di questo tipo, francamente, non so che dire. Non so che dire. C'è un'intervista, sarebbe di pubblico interesse, e il fatto che l'intervista mia non conta niente. Sono io da dover fornire motivazioni che ho fornito. Sono io che mi devo impegnare per lunedì a rifare comunque un file da mandare a loro, gli devo mandare due righe scritte impegnandomi, ma nel frattempo loro comunque lasciano il video su YouTube. C'è qualcosa che non quadra in tutto questo, c'è qualcosa che non va, c'è un'arroganza inqualificabile in tutto questo, e lo dico chiaramente, questa è un'arroganza inqualificabile. Oltre a quanto poi hanno pubblicato, hanno scritto, hanno detto un sacco di scorrettezze, ma anche con Seveso non raggiungiamo nessun possibile accordo. Ma dopo una mezz'oretta, al termine della telefonata con Seveso, ricevo un'altra telefonata. Guardo sul telefono, numero privato, non so chi è, rispondo, e si presenta una persona con nome e cognome e mi dice: sono un ex componente del direttivo Radio Spada. E mi dice: io menta, non c'entro niente, sono degli amici e quindi ho deciso di dare una mano a degli amici. Beh, insomma, allora c'entri in qualche modo. Perché questo interesse a dare una mano? Perché entrare in questa vicenda? Però, voglio dire, non sto là a fare da azzeccagarbugli, quindi lascio stare queste cose, ma francamente queste motivazioni non è che mi convincono. C'è un interesse come? Certo che c'è un interesse, altrimenti non si chiama una persona che è stata al telefono col presidente per 2 volte, che è stata al telefono con Seveso nel pomeriggio, è stata al telefono con Seveso al mattino, ho già scritto degli SMS. Il tono comunque di questo ex componente è molto molto calmo, riconosce che l'intervista è mia, che i diritti sono miei, fatti a mie spese, già pubblicate con il nome del mio canale, e riconosce pure che io non ho nessun impegno con Radio Spada, non ho firmato nessun accordo, nessun impegno che avrei utilizzato dopo Radio Spada a pubblicare l'intervista, eccetera, eccetera. Niente di tutto ciò, ma questo si dimenticano di dirlo ovviamente i signori di Radio Spada. Ma anche lui, se con toni pacati, devo dire, ma arriva alle stesse condizioni.
dettate dal presidente. Quindi cambia il tono, ma non la sostanza è la stessa. Quindi altro che non c'entro niente, c'entra sì. Perché per vie diverse, con toni diversi, ma vuole lo stesso risultato, cioè pubblicare l'intervista, lasciargliela pubblicata e magari convincere anche me a ripubblicarla, capite? E mi dice, noi possiamo rimuovere il video a condizione che lei ci scrive i motivi, quindi le condizioni sono anche un po' diverse, perché lei ci scrive i motivi per i quali ha rimosso il video. E io ancora una volta sostengo che i motivi li conoscono, questi motivi sono pubblici. E l'ho ribadito a Seves, l'ho ribadito al presidente, ma su questo Radio Spada non vuole sentire ragione. Perché quei motivi probabilmente non li accetta. Non li ha mai confutati, non ha mai contestato, non ha mai chiesto spiegazioni. E non li ha mai divulgati, neanche in questa situazione. Per quale ragione allora vogliono che io scriva una mail parlando di questi motivi, visto che li conoscono già? Cosa hanno in testa? Questa pretestuosa storia dei motivi mi ha snervato, logorato. Mi sono trovato e mi trovo ancora di fronte ad una vicenda che ha assunto toni kafkiani proprio. Mi parla anche lui del pubblico a cui devono dar conto, il pubblico che va informato. E io dico: scusate, ma se ci tenete così tanto, esistono là, esiste, e ve lo dico ancora adesso, esiste un comunicato. Divulgate quel comunicato e dite che Meta non ha pubblicato o ha rimosso l'intervista e non ci autorizza a pubblicarla neanche a noi di Radio Spada per questi motivi che sono presenti in un comunicato dell'Istituto del Buoni Consigli del giugno 2015. Perché non lo fate? Perché non lo fate? Visto che ci tenete così tanto ai vostri lettori, perché non lo fate? Comunque, dopo aver parlato con questo, rimasto al telefono per 35 minuti con questo ex componente del direttivo Radio Spada, alle 23:44 invio un SMS sia al presidente sia a Seveso, non posso mandarlo all'ex componente perché mi ha chiamato con un numero privato, e nell'SMS delle 23:44 io scrivo esattamente queste parole, le riporto testualmente come prima ho riportato testualmente gli altri SMS. Faccio seguito alle telefonate intercorse in data odierna con alcuni componenti di Radio Spada e precisamente per Giorgio Seveso, vicepresidente, Gabriele Colosimo, presidente, nonché, nome e cognome anche suo, ex componente del direttivo di Radio Spada, per comunicare formalmente la mia ferma ed irrevocabile volontà nell'invitarvi ancora una volta a rimuovere tempestivamente dal vostro canale l'intervista video da me realizzata al vicepresidente per Giorgio Seveso, video che riporta il nome del mio canale ed è a tutti gli effetti di mia proprietà. Voglio augurarmi che provvederete a tale rimozione, evitando di costringermi ad intraprendere altre spiacevoli vie che non è mio costume intraprendere. Confido pertanto nella rimozione, seppur tardiva, della video intervista da parte vostra, pervenendo in tal modo ad una corretta e pacifica definizione dell'intera vicenda. E mi firmo ovviamente. Mi risponde Seveso subito dopo un paio di minuti. Il presidente non ha risposto, ma Seveso sì. E dice: ascoltate, provvederemo immediatamente, non appena avremo dettagliata lista dei motivi che l'hanno spinta a rimangiarsi alla promessa di pubblicazione. Siamo ancora al tormentone pretestuoso dei motivi. E poi continua. Questa lista verrà presentata a chi l'attendeva. E poi continua. Questa lista verrà presentata a chi attendeva il video che per ragioni ancora ignote è stato rimosso. Solo in questo caso il video sarà rimosso. È la nostra ultima risposta. Prendere o lasciare, scrive. Ovviamente siamo certi che né lei, né donne, né superiore, abbiate nulla da nascondere. Infatti non abbiamo niente da nascondere. Anzi, che le argomentazioni contro di noi siano così solide da rendervi ancora maggiore merito. Per Radio Spada, per Giorgio Seveso. Quindi, ancora una volta, il mantra.
delle motivazioni che non si conoscono. Tutta questa vicenda mi ha portato alla convinzione profonda che c'è qualcosa nelle intenzioni di Radio Spada che mi sfugge. E infatti ricordo una frase di Severo nel corso dell'ultima telefonata che dice: menta, questa cosa è più grande di lei. Quindi, da cosa è spinta Radio Spada in questa vicenda? Qual è la finalità che si prefigge? Che cosa c'è realmente in ballo? Possibile che un'intervistina, e continuo a chiedermelo, senza pretese, abbia sollevato da parte loro tutto questo vespaio? A cosa mirano? Cos'hanno in testa? Sempre intorno alle 24 rispondo all'SMS precedente, quello che vi ho appena letto, di Seveso, e scrivo: l'intervista è mia. Vi siete indebitamente appropriati di qualcosa di non vostro. Il resto sono sofismi inqualificabili. E lo ripeto, il resto sono sofismi inqualificabili. Ad ogni modo, vi scrivo, vi avevo offerto per l'ennesima volta una via d'uscita. Prendo atto della vostra scorrettezza, che molto mi rammarica, e mi vedo costretto ad intraprendere azioni che mai avrei voluto intraprendere. Mi firmo, ovviamente. Ma Radio Spada che fa? Rimuove il video? No, Radio Spada è irremovibile, cioè non rimuove il video. Il giorno dopo, rifletto ancora sull'intera vicenda, nel frattempo Radio Spada non ha rimosso il video neanche il giorno dopo, e allora decido, ancora una volta, alle 12.30, di inviare un altro SMS, perché io questa vicenda la volevo chiudere. La volevo chiudere. Nel frattempo, vabbè, il video è stato pubblicato da loro su YouTube, ci sono dei commenti, un mio conoscente rivolge una domanda a Radio Spada dicendo: come mai questa intervista è pubblicata da voi e non compare sul canale di Menta? Loro risponde in una maniera, lasciamo stare, ma dopo alla fine di questo video vi metterò alcune slide, tra le quali anche la domanda del mio conoscente e la risposta di Radio Spada. Comunque alle 12.30 decido di inviare un altro, appunto come dicevo prima, un altro SMS. E dico: a seguito anche di questa ulteriore scorrettezza, cioè quella risposta alla domanda del mio amico, vi informo che alle ore 14, in caso di non rimozione del video da parte vostra, inoltrerò formale reclamo a YouTube per la rimozione forzata, rimozione che potrebbe comportare come conseguenza una grave penalizzazione al vostro canale. Questa comunicazione dimostra ancora una volta la mia inequivocabile volontà di risolvere il tutto in modo ragionevole e pacifico. Radio Spada non risponde, non rimuove il video, io presento reclamo a YouTube. YouTube impiega qualche giorno, ma alla fine il video lo rimuove, dietro mia segnalazione specifica, dietro mio reclamo specifico. Ci sarebbe molto altro da dire ancora, ci sarebbe da commentare questo loro articolo assolutamente pieno di inesattezze, ma credo che non ne valga la pena con tutte queste annotazioni. Ma lasciamo stare veramente, perché non arriviamo più. Ribadisco, io non voglio assolutamente che Radio Spada pubblichi quell'intervista. Sono io il titolare dei diritti, lo sto dicendo ancora una volta, le motivazioni sono state fornite, io stesso ho pubblicato, ho trasformato in video il comunicato dell'istituto sul mio canale, quindi il video lo trovate. Quelle sono le motivazioni che Radio Spada sa fin da quando avevo deciso di rimuovere il video. Quindi non capisco perché sia stata montata tutta questa vicenda che trovo personalmente molto triste.
mi ha molto amareggiato, mi hanno molto amareggiato, mi hanno molto amareggiato i sofismi, il cambiare le carte in tavola, il far finta di non sapere, l'esagerare alcune cosettine, tipo la durata dell'intervista. Scrivono: siamo rimasti in attesa per 36 ore, il nostro pubblico che aspettava, come se ci fossero, non lo so, ma cioè, sembra da come scrivono, ci siano milioni di persone che aspettavano questa, ed altre cose che scrivono qua, molto gravi, ve ne leggo solo qualcuna, verso proprio la fine, il terzo ultimo paragrafo del loro articolo. Ci viene però da chiedere ancora una volta: perché si manovra nell'ombra senza la trasparenza di mettere in chiaro le accuse? Fatelo. Le motivazioni le conoscete. Sono in quel comunicato. Perché non lo fate? Il consultore, tra virgolette, se è vero che ha riferito cose che è meglio non ripetere al telefono, io questo non l'ho mai detto. Perché non le espone seriamente in pubblico? Serenamente in pubblico? Sono esposte in quel comunicato. Lo volete capire, sì o no? Quali documenti e argomenti sono tali da convincere un autore di decine di interviste, cioè io, a chiedere fino al punto di minacciare azioni? No, no, quali azioni? Vi ho detto, rimuovete quel video, non è di vostra proprietà. Vedete come esagero, fino al punto da minacciare azioni. Quali azioni? L'azione di far rimuovere il video, cosa che ho fatto. Quindi, ripeto, rilego, quali documenti e argomenti sono tali da convincere un autore di decine di interviste a chiedere, fino al punto di minacciare azioni, la rimozione di una sua registrazione svolta con entusiasmo? Beh, con entusiasmo, io faccio le cose per entusiasmo, con entusiasmo, le faccio tutte con entusiasmo. Non faccio delle cose senza entusiasmo, sono fatto così, mi piace fare delle cose. È già pubblicata, ve l'ho detto. Per quelle motivazioni. A queste domande avremmo voluto corrispondessero risposte precise, chiare e alla luce del sole. Ma Menta non ha voluto rispondere. No, io ho risposto! Ho risposto! E ho risposto pure pubblicando un video, tra le altre cose. Trasformando anzi in video un comunicato. Ho risposto. Ma a chi non vuol capire, perché questa è la sostanza, cosa si può dire? Questa gente non vuole capire. Non ha interesse a capire per motivazioni che io ancora non ho afferrato, non ho compreso. Radio Spada avrebbe dovuto fare due sole cose. La prima, informare i suoi sostenitori del comunicato dell'Istituto Madre Buoni Consigli e non far finta di niente, visto che ci tengono ad informare i loro sostenitori, dico, per questa ragione lo dico. Eventualmente chiedere spiegazioni all'istituto sul comunicato stesso. Non hanno fatto nessuna delle due cose. Hanno solo fatto del vittimismo. Con quale scopo? Questo rimane un mistero. Io mi auguro che questa vicenda triste, come dicevo prima, si possa chiudere qua. Me lo auguro veramente e invito Radio Spada a non continuare questa inutile e stupida polemica. Ma non mi faccio illusioni, quindi se proprio Radio Spada non riesce a farne a meno, offro l'opportunità di fare una diretta sul mio canale, tra me e qualcuno dei loro componenti, proprio su questa vicenda. Lo volete definire confronto? Perfetto, confronto. Ma in diretta, non in differita. Ecco perché dico sul mio canale. In diretta. A me va bene qualsiasi persona di Radio Spada che sia realmente informata dei fatti. Naturalmente mi auguro che non si arrivi a questo, che Radio Spada decida di non dar corsa ulteriore a questa vicenda e che la cosa si possa chiudere veramente pacificamente e correttamente, perché ci sono tante altre cose più importanti che meritano la nostra attenzione. Grazie di avermi ascoltato e alla prossima.